Che ruolo hanno le citochine nella psoriasi? Sono proteine di segnalazione immunitaria che svolgono un ruolo chiave nell'infiammazione associata alla psoriasi. L'interleuchina 17, ad esempio, stimola la proliferazione eccessiva dei cheratinociti, generando placche cutanee, mentre il TNF-alfa amplifica l'infiammazione generale. Secondo recenti scoperte e revisioni delle stesse, infatti, esisterebbe una forte associazione tra psoriasi e obesità, anche carenze di vitamina D e di micronutrienti. L'obesità può contribuire a un'infiammazione sistemica perché queste citochine, insieme a una quantità eccessiva di adipochine, come la leptina, contribuiscono all'infiammazione sistemica. Ciò aumenta il carico di citochine pro-infiammatorie circolanti nel corpo, influenzando direttamente l'aggravamento dei sintomi. La dieta invece ha un ruolo significativo nella modulazione delle citochine. Ad esempio, una dieta di tipo mediterraneo ricca di antiossidanti può ridurre l'infiammazione. Inoltre, l'esposizione al sole per ottenere la vitamina D può limitare l'infiammazione cutanea. Anche il microbiota intestinale ha un impatto sulla produzione di citochine. La disbiosi, infatti, che è un disequilibrio nel microbiota, può influenzare la produzione di citochine infiammatorie, possibilmente attraverso il sistema immunitario. L'incremento della permeabilità intestinale, che permette ai componenti batterici di entrare nel flusso sanguigno, è associato all'iperglicemia e può scatenare una risposta infiammatoria di basso grado, influenzando negativamente il metabolismo del glucosio e contribuendo allo sviluppo di malattie croniche. Quindi tutti questi fattori possono influenzare la produzione e l'azione di queste citochine, aprendo nuove prospettive per l'approccio terapeutico alla psoriasi.